Ciao a tutti! Oggi parleremo del verbo, ovvero del motore della frase. Stiamo parlando del testo poetico e allora cerchiamo i verbi in un testo poetico che ha versi sciolti, cioè non ha la rima. Il vento. Il vento ha mille idee. Accarezza l'erba del prato. Scompiglia i fogli del giornale sulla panchina. Trasporta le foglie cadute in una dolce danza. Abbraccia l'aquilone colorato. Saluta le farfalle leggere che si posano sui fiori. Batte furioso porte e finestre. Accompagna i voli degli uccelli. Spinge la mongolfiera sempre più in alto. Disegna nuvole strane nel cielo. Il vento è un grande amico. Osservate con attenzione. Tutte le parole scritte in maiuscolo, in grassetto e sottolineate sono dei verbi. Il verbo è una parola molto importante per comunicare. Dovete pensare che deriva dal latino verbum, che significava parola. Quindi il verbo è la parola per eccellenza. Ci sono tantissime parole, ma per farle funzionare bene insieme c'è bisogno del verbo, che è il motore della frase. I verbi possono indicare un'azione. Ad esempio, il vento accarezza l'erba del prato. Cosa fa il vento? Accarezza. Possono indicare un possesso. Allora, il vento ha mille idee. Cosa possiede il vento? Mille idee. Ma possono indicare anche un modo di essere. Il vento è un grande amico. Com'è il vento? È un grande amico. Ma i verbi possono indicare anche uno stato d'animo. E allora personifichiamo il vento e attribuiamogli delle emozioni umane. E diciamo: il vento è felice quando scombina i capelli. Ma il verbo può indicare anche una condizione, uno stato, una situazione. E allora essere, sentire, stare, trovarsi. E facciamo sempre un esempio con il nostro vento. Il vento è tra le chiome degli alberi. Il vento si trova tra le chiome degli alberi. I verbi si dividono in tre grandi gruppi che si chiamano coniugazioni. Per indicare a quale gruppo, a quale coniugazione il verbo appartiene, bisogna conoscere qual è la forma base del verbo, che si chiama infinito. Distinguere, sognare, inseguire, amare, dormire, permettere, sono tutti verbi all'infinito, cioè tutti verbi nella loro forma base. Paragoniamo ogni verbo ad un albero. Un albero ha la chioma e la radice. La radice di quest'albero rappresenta la parte del verbo che non cambia, che si chiama proprio radice. Infatti, le radici sono così ferme e attaccate al terreno che impediscono naturalmente all'albero di spostarsi. La chioma di questo albero, invece, la paragoniamo alla parte del verbo che cambia e che si chiama desinenza. D'altronde, la chioma di un albero non è sempre uguale a se stessa. Per esempio, se c'è vento, viene scompigliata dal vento. Prendiamo per esempio il verbo giocare. La radice, cioè la parte che non cambia mai, è gioc. La desinenza, cioè la parte che cambia del verbo, nella forma base, quindi all'infinito, è
are. Facciamo un altro esempio e prendiamo in considerazione l'infinito del verbo vedere. Ved rappresenta la radice, la parte che non cambia. Ere rappresenta la desinenza, cioè la parte che cambia. Prendiamo adesso l'infinito partire. La radice è part. La desinenza è ire. Attribuiamo i verbi alle coniugazioni. Giocare è un verbo della prima coniugazione perché termina in are. Vedere è un verbo della seconda coniugazione perché termina in ere. Il verbo partire fa parte della terza coniugazione perché termina in ire. Quindi i verbi che terminano in are fanno parte della prima coniugazione, quelli che terminano in ere fanno parte della seconda coniugazione ed i verbi che finiscono in ire fanno parte della terza coniugazione. C'è da aggiungere che i verbi che finiscono in urre e orre, come ad esempio produrre e comporre, fanno parte sempre della seconda coniugazione. Il verbo essere e il verbo avere, invece, hanno una coniugazione propria. Così si dice, coniugazione propria. È quasi arrivato il momento di salutarvi. Prima però voglio aggiungere una cosa. Abbiamo detto che è impossibile esprimere un pensiero che abbia significato senza il verbo. Abbiamo detto che il verbo è il motore della frase. Però, pur essendo l'elemento essenziale, ci sono alcuni casi in cui può essere sottinteso. Cioè, il verbo c'è, ma non si vede. Vediamo in quali casi. Per esempio, nelle richieste di un servizio. Un caffè, per favore. Il verbo nascosto è mi porti. Nelle formule di saluto. Per esempio, buongiorno. Qual è il verbo nascosto? Che sia un buongiorno, ti auguro un buongiorno. Negli avvisi, per esempio, attenzione, curva pericolosa, vuol dire questa curva è pericolosa. Oppure quando si risponde ad una domanda, per esempio, vuoi un po' di torta? E io rispondo, no grazie, vuol dire non la voglio. Molto spesso queste frasi le troviamo nei titoli di giornali. Queste frasi però hanno un nome, sapete? Si chiamano frasi nominali. Adesso è arrivato proprio il momento di salutarci. Vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao ciao!